Io volevo aggiungere una considerazione per quanto riguarda il signoraggio di cui parlavamo poco fa. Allora, cito un articolo di Tommaso Padoa-Schioppa del 14 luglio 2003. Preciso che quel giorno io e altri andammo a trovare il professor Auriti che era in ospedale all'Umberto I di Roma. Io la mattina comprai il Corriere della Sera e c'era questo articolo di Tommaso Padoa-Schioppa. E mi colpì e ci colpì e naturalmente lo sottoponemmo al professore, dice Tommaso Padoa-Schioppa, da quando non è più d'oro o d'argento, il denaro non ha valore intrinseco. Diversamente da ogni altro bene, vale non per quanto costa produrlo, ma per ciò che compra. Produrre un biglietto da 100 euro costa circa 10 centesimi. Poi, tra parentesi, dice assai di più per i falsari. Parlammo di questo con il professore e ci dicemmo tra noi, se la gente capisse realmente quello che ha scritto Tommaso Padoa-Schioppa, dovrebbe scoppiare immediatamente la rivoluzione. Ma la rivoluzione non scoppiò, la gente non capì e continua a non capire il mistero che è dietro l'emissione monetaria. È semplicemente sconvolgente la cosa che questi hanno il coraggio e l'impudenza di poterlo dichiarare pubblicamente sul Corriere della Sera. Ecco perché è importante, È l'arroganza del vincitore. il lavoro della scuola, la È divulgazione. essenziale il lavoro della scuola, ma noi non ci illudiamo che sia un lavoro semplice, perché si tratta di scardinare un sistema che dura e data da 3 secoli. Quindi, insomma, noi chiaramente ci rifacciamo agli studi del professor Auriti e, come dico sempre io, siamo nani sulle spalle dei giganti. Se non fosse stato per gli studi del professor Auriti, noi qui saremmo ad accettare supinamente e normalmente, comunemente, ciò che gli organi di stampa o le pubblicazioni accademiche ci propinano. Ma oggi c'è molta attenzione dietro le scoperte o sulle scoperte del professor Auriti. Aggiungo che c'è anche molta disinformazione e molta controinformazione a questo proposito, perché probabilmente chi di dovere ha capito che il professore ha capito e quindi praticamente la macchina della disinformazione si è messa in moto. Ecco, come si fa a mantenere le scoperte del professor Auriti in modo tale da non permettere diciamo, inquinamenti all'interno delle sue scoperte? Innanzitutto con una forma di aderenza e di coerenza al suo messaggio e al suo insegnamento. Dopodiché è chiaro che, per esempio, il professore non aveva valutato certi sviluppi, tipo la moneta, cioè non è che non ci parlasse della moneta elettronica, ma certi sviluppi sono proprio dell'epoca recente. Quindi, insomma, è chiaro che il pensiero di Auriti va aggiornato ai tempi recenti, ma rimane il fatto, rimane incontrovertibile la scoperta scientifica del valore indotto. Quello è fondamentale, cioè senza quello noi non saremmo andati e non andremo probabilmente da nessuna parte. E aggiungo anche che se il sistema lo riformiamo in quel senso. La moneta emessa deve essere accreditata e non addebitata, in virtù della scoperta del valore scientifico del valore indotto. Prima parlavamo in privato del fatto che la scuola ha conseguito dei risultati al di là di quanto viene comunicato, cioè i risultati sono stati maggiori rispetto a quanto comunicato. Da che cosa è dipesa questa mancanza di comunicazione dei risultati che si sono ottenuti da parte della scuola? Guardi, io credo questo. Dietro al successo e al clamore del professor Auriti c'era indubbiamente e indubitabilmente la sua persona, la sua figura e la sua autorità morale e culturale. Noi siamo semplicemente gente di buona volontà che ha accolto un'eredità pesante e con, diciamo così, con mezzi non sappiamo quanto adeguati cerca di portare avanti. Cerca di portare avanti il suo messaggio. Ora è chiaro, noi non abbiamo né l'università dietro, né finanziamenti, né mezzi di supporto, abbiamo solamente le nostre buone armi, la nostra buona volontà. Ecco, per questo la nostra scuola non potrà fare passi da gigante, perché noi non abbiamo nessuno dietro le nostre spalle.
Ma in comune col professore abbiamo l'amore per la verità. Ma questo certamente, altrimenti non staremmo qui a discutere, a dibattere di queste cose, cercando di capire tutti i passaggi che comunque ci mancano. Perché, ripeto, questo è un sistema costruito in 3 secoli. Non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, mentre noi, ripeto, è una realtà che abbiamo conosciuto da qualche anno e stiamo cercando appunto di inquadrare nella sua complessità. Bene, io la vi ringrazio, anzi, intorno a questo tavolo l'amico Sandro Mosca, possiamo dirlo, Sandro, tu collaborasti in qualche modo con Auriti, vi conoscevate bene, c'era un rapporto anche da d'amicizia. Uno dei tanti studenti del professor Auriti. Perché ti senti di appoggiare alla scuola di studi giuridici e monetari Giacinto Auriti? Perché è la verità. Su questi argomenti è la verità, ma anche su altro. Perché Auriti aveva una visione a 360 gradi. Religiosa, filosofica, giuridica, economica, giuridica e poi politica. Io la prima conferenza che ho sentito da Auriti non fu sulla sovranità monetaria perché non ci volli andare. Mi invitò un amico di Teramo, al quale devo dire sempre grazie, mi diede la possibilità di contattare e conoscere Auriti. La prima conferenza la saltai perché pensai che il solito trombone universitario, docente, stava lì a imbonire noi altri studenti o gente così incuriosita dall'argomento, ma pensavo che non mi avrebbe detto una sola virgola in più di quello che io avevo appurato all'università, perché già avevo fatto l'esame di economia politica e c'erano 4-5 paginette sulla moneta. La moneta, la riserva aurea e l'emissione conseguente, stupidaggine naturalmente che sono venute dopo. La prima conferenza che andai a sentire fu l'università alla Lavagna sulla proprietà nello Stato socialista. Che consiglio, perché esiste il libretto, che paro paro come contenuto alla conferenza che sentì. Qui si parla del 65-66, sono passati un po' di anni, io sono diventato vecchio, il professore non c'è più, però il discorso cerchiamo di mandarlo avanti con la buona voglia di tanti ex studenti che in mancanza di questi le cose potrebbero essere quasi dimenticate. Sono d'accordo con te, è molto importante un'opera di informazione, di educazione, mi permetto di dire anche di insegnamento. Beh, io mi ricordo all'epoca gli interventi di Auriti sia dentro l'università con i colleghi nelle più svariate discipline, perché Auriti era un eclettico, non era un monocorde come potrebbe ritenere qualcuno che ha conosciuto Auriti negli ultimi anni della sua attività come si dice, scientifica sulla moneta, parlava solo di quello poi alla fine, perché si vede che sentiva che c'era questa necessità assoluta di portare avanti l'argomento. Io mi permetto magari Sandro di ricordare che è uscita una pubblicazione di recente della Scuola di Studi Giuridici e Monetari di Giacinto Auriti, ma abbiamo qua Mauro, magari Mauro ci vuol dire qualche cosa su questa pubblicazione. Hai la luce, questa luce alle spalle, vediamo di metterci in modo tale che si possa, ecco, un po', magari un po' più là, ecco, perfetto. Quindi c'è una pubblicazione recentissima. Questa pubblicazione prende le mosse da una serie di articoli che furono stampati negli anni 70 dal professore
Però vedi, credo che più titolato di me a parlarne sia appunto Sandro. Negli anni, primi anni 70, uscì a Chieti per i tipi di Marino Solfanelli, grande personaggio, l'alternativa, agenzia di stampa, foglietto di informazione, non so come definirlo, tu come lo definiresti? Era un'agenzia di stampa. Era un'agenzia di stampa. Funzionava. Ha funzionato. Perché? Perché con un abbonamento, poi chissà quanti di noi lo pagavano questo abbonamento di 1.000 lire, si veniva settimanalmente, mensilmente, quando poteva Marino, si veniva ad avere un foglio dove c'erano diversi articoli, tra cui uno del professor Rovitti. E questo libro è la raccolta totale degli articoli pubblicati sull'alternativa, dal 73 all'80, circa un'ottantina, giusto? Circa un'ottantina. Non c'è un solo articolo scritto da Uriti in quegli anni che non è di attualità. Questo che è fondamentale e importante, perciò lo raccomando a tutti quelli che hanno voglia di sapere e di conoscere il pensiero da Uriti, che non è solo rivolto alla moneta. Bene. Come ho detto prima, Auriti era un eclettico, aveva una visione a 360 gradi. Inutile ribadire che Auriti era poi profondamente cattolico, aveva un sentimento religioso enorme. E sai che persone si sono, tra parentesi, convertite grazie agli argomenti, grazie alle conferenze o ai dibattiti con il professore? Tantissime, tra cui il sottoscritto. Bene Sandro, io ti ringrazio di queste parole, ti ringrazio anche della presentazione di questo, breve presentazione di questo libro. E sono Ugo può, siccome poi lui se ne è interessato proprio fisicamente, letteralmente, fisicamente, potrebbe aggiungere parecchio se vuole. Ugo Di Nicola è il presidente del comitato scientifico della Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti. Io sono per natura un po' schivo. L'avevo notato. Sì, che devo dire? Mi è stata data questa possibilità insieme con l'editore, il figlio del grande Marino Solfanelli, Marco Solfanelli. Abbiamo tentato di riproporre. C'è qualche rifiuto che sta volando a causa del vento che è entrato dalla finestra. Sì, sì, si trattava di prendere la collezione completa dei numeri dell'alternativa usciti in quegli anni tra il 1973 e il 1980 e di riportarli ad una, come devo dire, condizione di stampabilità, perché ovviamente occorreva rintracciare i vari refusi, delle imperfezioni che c'erano, perché allora diciamo, i contatti tra il professore e l'editore erano anche diciamo, avventurosi, si trattava spesso di telefonate interurbane con dettatura di testi e quindi c'erano notevoli difficoltà a riprendere i testi esattamente come Auriti dettava gli articoli al telefono. Sì, spesso succedeva così, quindi l'editore o chi per lui scriveva sotto dettatura e chiaramente poi nella riproposizione a stampa si verificava qualche incongruenza. E quindi è stata cura nostra quella di ristabilire un testo il più vicino all'originale dettato. Dall'enti sono stati numerosi, ma non si rischia di stravolgere
come devo dire, i testi proposti sull'alternativa con degli errori. La sostanza è quella. Abbiamo corretto qualche nome, la grafia di qualche nome o qualche dato secondario. Quello che risulta è un aspetto, come devo dire, non nuovo, perché Auriti ovviamente aveva scritto per l'alternativa, aveva pronunciato parecchie, aveva effettuato parecchi giri in Italia con conferenze, dibattiti e via discorrendo, ma diciamo questo materiale era andato praticamente perso, in quanto dal 1980-81 l'alternativa ha, diciamo, interrotto le pubblicazioni, perché i progetti cambiarono. Quindi, pur proseguendo l'attività, il Centro Studi Politici e Costituzionali, l'alternativa cessò di uscire. E dopo praticamente una trentacinquina d'anni dalla cessazione delle pubblicazioni, i numeri dell'alternativa erano praticamente introvabili. E grazie a un amico che ha curato la collezione completa, siamo riusciti a ristabilire l'intera serie degli interventi di Auriti, che riproponiamo quindi in una veste graficamente molto più leggibile, chiara, in successione cronologica, e diciamo, alla luce di quello che succede oggi, come ha detto l'amico Sandro, del tutto attuale. Come abbiamo scritto, si tratta di riproporre Auriti per una nuova riscoperta. Diciamo che allora si era in un ambito pionieristico, anche dilettantistico, c'era un entusiasmo forse superiore a quello attuale, però anche minore conoscenza dei problemi. Oggi c'è molto più interesse, e quello che il professore ha scritto ha carattere e valore scientifico. Quello che si chiede al lettore è un approccio umile al materiale che il professore ha scritto, perché il professore non è sempre di facile, come devo dire, comprensione. Ha scritto qualche volta ermeticamente perché era molto sintetico, ci sono dei passaggi tra un'affermazione e l'altra che presuppongono implicitamente dei passaggi intermedi, e non sempre è facile cogliere così di primo getto il contenuto completo del messaggio auritiano. Ecco, mi pare che anche su, quindi, questo la scuola si è prefissa. Sì, noi infatti vogliamo dedicarci a questo tipo di attività produzione, però vogliamo anche produrre dei testi che agiscano da, come devo dire, che facciano da intermediazione culturale tra quello che il professore ha scritto all'epoca, certo, e quello che del pensiero del professore si può utilizzare tranquillamente oggi per risolvere i problemi dell'attualità, che sono molto molto più gravi di quanto erano al tempo in cui il professore scriveva questi articoli. Questo noi ci proponiamo, e chiediamo anche la collaborazione del lettore stesso, che comprando questi testi, diffondendoli, regalandoli, proponendoli ad altre persone che non hanno mai sentito parlare del professor Auriti, ci diano una mano per continuare a diffondere questo messaggio che è di primaria importanza. Noi poi, tra l'altro, non siamo dei seguaci del professore settari, voglio dire, noi ci rendiamo conto che non si può dare una risposta ai problemi di oggi esclusivamente leggendo e diffondendo il pensiero di Auriti. Questo va fatto senz'altro, ma va fatto in un contesto che nel frattempo è maturato, è cresciuto, fornisce approcci, contributi, diciamo anche da parte di altri autori, che insieme, diciamo, colmando le lacune degli uni con i contributi di altri e viceversa, possono dare una grossa mano a completare il quadro o avvicinarsi, insomma, a un maggiore completamento, e a offrire anche soluzioni che siano realizzabili concretamente.
Io la ringrazio e da parte mia posso aggiungere che magari invito a seguire quanto farà la Scuola di Studi Giuridici e Monetari d'ora in avanti. So che oggi vi siete appunto sincronizzati su una serie di attività importanti che verranno. Sì, noi contiamo di rilanciare, speriamo così, l'aspirazione questa in grande stile, questa attività che vede, diciamo, come base, come fulcro il pensiero di Auriti. Questa è una nostra speranza che si pone sulla scia della speranza con la quale partì lo stesso professore Auriti, e niente, che si concretizzò nel primo articolo presentato sull'Alternativa, e che si chiamava appunto Mille lire di speranza. Era il costo dell'abbonamento di allora, ed erano 1.000 lire di speranza per ricostruire non solo l'Italia sotto il punto di vista economico, ma anche sotto quello di morale, il tessuto sociale, l'identità italiana stessa, perché la civiltà attuale si allontana dalle sue radici, conduce verso abissi inenarrabili. Quindi, ma di cui ci vediamo gli effetti. Sì, ma noi siamo anche positivi, propositivi e positivi sotto questo aspetto. Pensiamo che qualcosa si possa fare. Il nostro contributo lo daremo, ma starà anche a chi avrà notizia, sentirà parlarci, ci sentirà parlare, oppure ci vedrà, insomma, aspettiamo una mano anche da chi al momento è fuori di questo contesto così impegnato. L'impegno nostro ci darà maggiore soddisfazione se ci sarà una risposta da parte del cittadino medio, un buon padre di famiglia. Bene, grazie dottor De Nicola, facciamo vedere ancora magari il libro, che lo ritengo veramente un risultato importantissimo da parte della scuola. Ecco, questo è il facsimile dell'alternativa, che era un ciclo stilato in partenza, poi diventò un foglio a stampa elettronica e poi un foglio a stampa, adesso io non mi intendo di sì, poi è diventato un foglio vero e proprio a stampa, come devo dire, normale, ordinaria. Ecco. Questa è la copia del Mauro ha preso una copia del numero uno dell'anno primo. Tu l'hai fatto rilegare? 1.000 lire di speranza. Le facevo rilegare per me e per il professore. 1.000 lire di speranza. E per il professore. Beh, insomma, bel titolo per un articolo. 1.000 lire di speranza. Vabbè, io vi ringrazio Mauro, ringrazio il dottor Antenucci che prima ci ha fatto questa spiegazione molto chiara, Sandro, amico Sandro, e ringrazio anche il presidente del comitato scientifico della scuola, dottor Ugo De Nicola, per quanto ci ha detto, ma soprattutto per quanto è stato fatto, ed è tantissimo, e per quanto ci si appresta nell'immediato a fare. Grazie ancora. Grazie a lei.